la giornata del sogno. Dominic Paris ha vinto la discesa di Bormio, la quarta della stagione di Coppa del Mondo maschile. Alle sue spalle Christoph Immerhofer, splendido secondo a 36 centesimi dal compagno di squadra. Terzo a 52 centesimi lo svizzero Beat Fields, iridato in carica ai detentori della Coppa di discesa. Lontani dal podio Svindal, a 1:71 da Paris, e Jan Smit, che si è ritirato a metà gara. Perfetti sul ghiaccio, gli azzurri hanno dimostrato di essere migliori su una pista difficilissima, ghiacciata come una cadeira da anni. Partito con il pettorale 7, Paris ha fatto la differenza soprattutto nella parte bassa, sfruttando la propria potenza in impatto schiantato. Prima di lui Immerhofer, pettorale 2, aveva dato una lezione di interpretazione della schermata, scegliendo un linee perfette e coraggiose. Ho fatto una bella linea, forse ho sbagliato prima di uscire restando troppo tempo sulla curva sinistra e cambiando troppo tardi, ha dichiarato a caldo Immerhofer, vincitore a Bormio nel 2008 su una pista in condizioni simili a quelle di quest'anno. Lì ho perso qualche decimo. Nel finale ho dato il massimo, ha commentato Dominic Paris. Sono felice perché dico sempre che a me piacciono le condizioni difficili, e poterlo dimostrare è splendido. Tra gli altri azzurri sorride Matteo Marsaglia, 19 gradi con il pettorale 55 con un distacco di 2,17. Emanuele Buzzi ha chiuso 23 gradi con 2,28 di ritardo sul vincitore. Mattia Casse 24 gradi a 2,31 da Paris, 38 gradi Vermeer con 3,55 di ritardo, 47 gradi Federico Pagno 4,33. Non ha chiuso la gara Davide Cazzaniga. Terza vittoria, per Paris è la terza vittoria sulla stella, come era riuscito a fare soltanto l'austriaco Marco Wochofer. L'azzurro ottenne il primo trionfo in carriera nel 2012, a pari merito con l'austriaco Richer, e l'anno scorso si è ripetuta. L'ultima doppietta azzurra risale al 2017, quando Dominic Paris si impose nella discesa delle finali di Coppa del Mondo ad Espen davanti a Peter Kim. Domani sulla Stelvio è in programma un super. Ora in